libera compagnia di arti e mestieri sociali, tramite il CSDV Modrone, il servizio integrato di scolastica, ha promosso un cambiamento dell'ambiente in ottica inclusiva ICF per rispondere ai bisogni dei bambini con disabilità ma anche dei loro compagni. Quindi l'ambiente scuola è stato completamente etichettato in comunicazione aumentativa alternativa e in ogni sezione, nel salone, negli ambienti comuni si trovano le etichette in comunicazione aumentativa. Abbiamo una striscia con dei disegnini che fa capire a tutta la classe come si devono fare le cose, tipo è ora di lavorare, è ora di fare merenda, è ora di mangiare. È un'agenda per Brian e anche per gli altri, che fa capire a noi come leggere. Perché chi non sa leggere può capire con le immagini. Merenda finita. Bravissimo, bravo. Salone, poi tappeto. Questo lavoro di etichettatura della scuola è utile sicuramente ai bambini con difficoltà, ma anche a tutti gli altri bambini, per proprio avere un riconoscimento immediato degli angoli della scuola, anche per i bambini stranieri che comunque hanno difficoltà. Sì, poi anche comunque per tutti i bambini, piccoli ma anche grandi, riescono a gestire l'agenda giornaliera del bambino con disabilità, attaccano loro direttamente le immagini, avendo una sequenzialità della giornata che avviene a scuola. La scatola scricchiola e si spacca. Dentro c'è un'altra scatola. Quando leggiamo i libri in comunicazione aumentativa, i bambini sono i primi a leggere, a indicare sul libro le parole e quindi a dire quello che sta accadendo nella storia e proprio a leggere. Il postino pensa, c'è una scimmia. I bambini in qualche modo dicono io so leggere, perché effettivamente l'immagine è molto più immediata che la parola e quindi risulta più semplice entrare in comunicazione con gli altri. Tappeto finito. Bravissimo. Adesso attività. Poi gioco libero. Attività. Thank you.